stai perdendo. Perché mi immaginate una pausa challenge mentre che sto... Ciao! Giulia, figlia Chiara, ogni volta non vuole venire. Figlia Chiara, finalmente, dai, vieni a sederti. Figlia Chiara, ma che te gridi? Allora, innanzitutto tu non sei figlia Chiara, ma tu sei... no, mi pure è confuso le idee. Tu sei figlia Chiara, quindi devi chiamare mamma Giulia, non figlia Chiara. Comunque, in questo gran casino mi hai fatto fare un sacco di confusione e in più l'hai detto ai nostri amici che abbiamo avuto la super novità che dopo l'ultimo tampone molecolare, ragazzi, siamo fuori dalla quarantena. Fuori dalla quarantena. Dimmi, Chicca. Mamma, vera mamma, come devi svegliare? Era una scheda ai nostri amici. Non ho ancora capito per quale motivo tu ti stia spacciando per mamma Giulia. Perché ti stai spacciando per me, furba furbettina? Vabbè, chi se ne frega, puoi anche spacciarti per me, tanto io sono tua mamma, tu sei mia figlia, quindi non ci sono problemi. E forse perché qualche ora fa abbiamo ricevuto questa super sorpresa e abbiamo deciso di comunicarvi che non siamo più in quarantena, ragazzi. Che emozione, che liberazione. Effettivamente era dal 23 di dicembre che non uscivamo da casa e finalmente siamo usciti. Ragazzi, che liberazione. Vabbè, Chiara, con quel megafono che cosa vuoi fare oggi? Niente, mamma, voglio fare qualcosa di diverso dal solito. Non penso, no, dove andate a finire? Mamma, non sono andato a finire, aiuto. Chiara, stai cercando... Mamma, che cosa? Il gancio, aiutaggio. Ragazzi, ve lo giuro, Chiara, Non è pazza. Dimmi. Ti devo proporre. Non lo so come si dice. Mamma, ti volevo proporre una sfida. E quindi? Una sfida. Quindi vuoi saperlo sì o no? Certo, Chiara, che voglio sapere la sfida. No. Ma come prima cosa volevo chiederti, ma tu vai male, vero, in italiano? Non tanto. E voi al giorno quante volte leggete? Mi raccomando, ragazzi, dovete leggere il più possibile, perché Chiara, oltre a propormi una sfida, non vorrei mai che diventasse un asinello. Quindi sei tu un asinello, ragazzi. Sì, sono io. È un asinello. La pausa challenge. No, che cosa? Cioè, già io sono un ignorante, sei anche lei. Allora, dovete sapere che Chiara in matematica veramente è eccezionale. Fa... Cosa? Bla 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 bla. Finalmente sento un po' di silenzio, ragazzi. Via. Cioè, quindi, ragazzi. Cosa? Vediamola un po'. Vediamo un po', mamma Giulia. Ok, allora. Via. Chiara, non ti permettere. Chiara! Via. Allora, non ti faccio vedere una frase. Via. Non mi fai una... Ti devo proporre. Via. No. Quindi adesso, ragazzi, no, il potere ce l'ho io. No. Dato che fai tanto la furba, Chiara, pausa. Non devi muoverti. Dai, mamma, mi sto pisciando addosso. Non mi interessa. Mamma, mi No, non puoi neanche muovere la bocca. Mamma, ah, ah,
adesso fai tanto la furbettina. Basta, devo mettere il panno. Levati. Mi spiace. Ragazzi, 1-0 per mamma Giulia. Volevo tanto vincere questa sfida, ma come primo non mi interessa. La sfida la stai perdendo. Brava, dobbiamo arrivare a 5. E chissà come mai mamma Giulia è già 1 e figlia Chiara 0. Ragazzi, non ti ho ancora messo in pausa. Ti è già venuta l'ansia? Sì. Ok. Vieni a sedere. Stop! Però non si ride, perché chi ride perde. Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia. Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione. Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie. E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo, il nostro poster autografato. Chi si muove perde. Chi muove gli occhi perde. Anche qui. Tu le mossi. Ok, vai, 2-0 per mamma Giulia. Non è vero, taglio. Stai perdendo, dai, stai perdendo. Forza, che cosa devo... No, i nostri amici da casa devono sapere che le nostre sfide non sono taglia rifacciamo, ma sono giuste e integre. Quindi Chiara, tu sei a... No. Basta! Bene. Via. Allora, mi hai fatto... Pausa! Via! Aspetta un attimo, non mettere pausa, vado un attimo a bere perché sto morendo di sete. Sì. Stai bevendo, mamma? Meno male, almeno mi sta facendo bere. Perché vi immaginate una pausa challenge mentre che sto... Ciao! Mi è venuto uno scherzo in mente, ok? Venite a vedere. Arrivo! Via! Quindi mamma! Chiara, non ce la faccio! Cosa? Mamma, comunque siamo 2-2. Siamo 2-2 e prima che tu, mostriciattolino brutto e puzzoso, arriverai a 5, sicuramente vincerò prima io! Ah, dimenticavo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate il mio like. Ragazzi, mi dimenticavo, comunque abbiamo aperto un altro canale che faremo video epici, ovviamente andate a guardarlo, anzi iscrivervi qua sotto nel link in descrizione. Comunque ragazzi, io devo prendere telecameraman, telecamera, dove sei? Ah, eccoti. Allora, girati un po', girati. Forse vuoi che ti blocco anche a te? Dai mamma! Telecameraman, inquadrami! Mamma, non guardarmi con quegli occhietti! Guardiamo! Così può bastare? Io posso sporcare anche la cucina? Idea! Mamma, ti sei mossa! Chiara, il disastro, no, te lo giuro. Va bene, se vuoi la pausa challenge l'hai vinta tu. Ti prego, siamo 3-2, va bene, lo ammetto. Ma basta che non mi sporchi casa e non fai disordine. La sfida deve arrivare fino alla fine. Mi sa che Chiara si è dimenticata che non sono più frizzata. Quindi, Chiara! Guarda che non ero più frizzata, perché ti ho fatto vincere il punto. Cosa stai combinando? Adesso sei tu a essere frizzata. Quindi, signorina, chi la fa?
L'aspetti, signorina? Ma che bello! È troppo bello! Scuotere Chiara! Sì, bellissimo! E voi l'avete mai fatto a casa vostra un casino così? Chiara? Io direi che... Ah, mi metto bella comoda! Sì, sì! Pausa! Via! Allora... Stop! Siamo a 2 a 4! Questa pausa challenge mi ha fatto super ridere. Pausa! No, perché è proprio pausa challenge! No, ragazzi, vi stavo dicendo, prima che tu non si mette in bocca, punto 4 a 2. Volevo dire una cosa prima di fare l'ultima sfida. Ragazzi, io non so voi se l'avete mai fatta a casa questa pausa challenge, ma mi sto divertendo un sacco, sto imparando cose nuove e soprattutto un modo super favoloso e super divertente da condividere insieme a tuo fratello, tua sorella, tua mamma, tuo papà. Quindi io ve lo consiglierei. Vabbè ragazzi, bando alle ciance, Chiara è intenta a fare qualcosa. Vediamo, facendo la sfida dei bicchieri, chi vincerà? Guardate. Oh, questi 2 bicchieri che voglio fare. Cavolo. Pausa! Dai, facciamo la sfida. Complimenti. A 3 a 4 perché figlia Chiara ha avuto la brillante idea di parlare. Possiamo anche preparare insieme per la nuova sfida dei bicchieri. Anzi, l'ultima sfida. Chi vince questa vince tutto. Allora, tu sei il team dei blu. Ok, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. E io sono il team dei rossi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Quindi Chiara, incomincerai tu la sfida? Ti devi mettere però in ginocchio, perché tu con la tua bella pallina... Vabbè ragazzi, Chiara veramente esaurita. Hai 3 tentativi per vincere la sfida. Se uno di queste 3 volte farai 2 canestri... Questa era una... Ah, una prova. Però hai 3 tentativi e almeno un canestro devi fare. Va, Chiara, non imbrogliare. Allora, hai fatto al primo tentativo il canestro, ma credimi che non è così difficile, o perlomeno spero. Speriamo! Però abbiamo detto che abbiamo 3 tentativi, giusto? No, uno per uno, mamma. Eh no, perché tu l'hai appena fatto, quindi tu avresti vinto. Se io lo faccio, lo dobbiamo rifare, ok? Via! Tocca a me, mamma, basta. L'ultimo è 3 tentativi. Se hai vinto la sfida di pausa challenge, giusto? No, io voglio farlo io. Eh no, un attimo. Sì, sì, no, mamma. Canestro, canestro. E no, è caduto, ma ho fatto canestro. Quindi tocca di nuovo a te. Ragazzi, nel mentre che Chiara sta sistemando tutto quanto, vi volevo ricordare che anche un altro modo divertente da passare in quarantena, anche se ora non lo siamo più in quarantena, ma è fare un sacco di giochi da tavola. Abbiamo condiviso la quarantena facendo disegni, tombola, scala 40, giocando a carte a uno, un sacco di cose. E secondo me la sfida dei bicchieri è anche un'altra di quelle. Quindi se fossi in quarantena ti consiglio, non hai questi bicchieri, prendi dei semplici bicchieri, te li fai dare da tua mamma, magari anche di vetro, te li fai sistemare da tua mamma, prendi una semplicissima palla, se nel caso non ce l'avessi piccolina, mamma! La fai con una carta da giornale e lì è sì che vi divertite. Vabbè, andiamo a vedere se Chiara vincerà lei o vincerà io nell'ultima sfida. Mamma, io ho 2 possibilità. Sì, perché ogni volta si scala. Uno, due. Ho vinto io, quindi. No, adesso tocca a me. Se io perdo, rifacciamo. Se io vinco... Stoppate tutto, stoppate tutto. Allora, ragazzi, se vi sembra normale che a inizio challenge gli scappava la pipì, a fine challenge gli scappa la pupù, chissà come mai, ma ogni volta Chiara con voi vuole sempre condividere un dettaglio. Vabbè, Chiara, che puzza! Chiudi sta porta!
A few moments later. Ragazzi, dopo aver chiuso la porta di Chiara, e come avete notato, siamo praticamente in pareggio. Quindi, per vincere io la sfida, dovrò fare canestro i prossimi due tentativi. Nel caso non lo facessi, toccherà di nuovo a Chiara e vediamo. Ma io sono pienamente sicura che questa sfida mamma Giulia la vincerà. Vabbè, aspettiamo Chiara. E... Ah, praticamente ha quasi finito, dopo un quarto d'ora ha quasi finito. E nulla, a tra poco. Allora, l'ultima. Ragazzi, tocca a me. Ragazzi, se farà canestro figlia Chiara, avrà vinto la pausa. Chiara, guarda che se fai canestro hai vinto, eh. No, così non è valido. Hai una possibilità sola, Due, mamma. No, una. Basta, non mi interessa. Mentre sto dentro, l'ultima dai. Tutto il giorno cioccolato e poi carne, Nutella, poi Diego, non ti verrà così tanto mal di pancia con tutto sto cioccolato? No, io amo il cioccolato, le caramelle e tanto zucchero. Quindi ti piace più il dolce? Diego, mi è venuta un'idea. Che paura quando gli ha la video. Vabbè, qual è? Ho pensato di fare una challenge. Tu? Visto che ti piace così tanto il dolce, allora facciamo dolce contro il salato. Dolce! Salato! Dolce! Salato! Diego, fai una magia, così fai comparire dolce contro salato, ok? Ok. Ragazzi, 3, 2, 1, eccoci! Un'altra delle tue magie. 1, 2, 3. Meno male. Diego, mi è venuta un'idea. Mamma mia, un'altra idea di chiaro. Arrivo subito. Allora, quando qualcuno si arrenderà, deve suonare la campanella. Eppure, chi non l'ha ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like. Allora, ci inizia la sfida dolce e salato. Qua sotto nei commenti scrivetemi che team siete, dolce o salato. Cioè, aspetta, dolce o salato? Salato. Dolce. Salato. Dolce. Dove? Andiamo avanti. Io come merre, cioè colazione, mangerei. Lo sapevo già. È buono. Io lo voglio mangiare. È rosso come kepash. Vero? Vero, però gli ketchup non lo mangio. A voi piace il kepash, a me no. A me sì. Diego, dai, scegli cosa per fare colazione. Voglio. Così non va. Quindi iniziamo con la bella colazione. Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia. Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione. Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie. E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo, il nostro poster autografato. Ragazzi, mi vorrà mettere bella comoda. A me piace un sacco il peperone, però mi piace in realtà molto più il giallo. Questo non l'ho messaggiato, quello rosso. Che buono! Colazione, così te la sogni. Eppure, ragazzi, secondo voi chi vincerà questa sfida? Secondo me, io. Sarà di fragola, ragazzi, però anche. No, è per buone mio. Vincerò io la sfida. Che putta di cioccolatini. Non sono cioccolatini, sono sciocchi. Io si dice orsacchiotto, comunque nulla. Che puzza, dai!
Ragazzi, andiamo avanti con la prossima. E Diego, ora bisogna fare merenda perché la colazione l'abbiamo fatta. La merenda è quella delle 10 del mattino. Andiamo, Diego. Siamo tornati. Comunque, ragazzi, l'abbiamo cambiata perché faceva molto rumore, era troppo fastidioso. No, pensavo così. Ok, Diego, cosa scegli per colazione? Merenda delle 10 del mattino? Posso scegliere quello che voglio? No, no. Ora tu mangerai giusto. Ehi, hey, è la telecamera che ci sta dicendo qualcosa. Sì, ma cosa? Ah, forse io posso scegliere quello che vuoi, forse. Me va bene. Diego, cosa hai scelto per merenda? Forse ho deciso di tale a di judo. Ah, come mai? Voglio tenere la pagina libera per pranzo. Ottima idea, mi hai fatto... Non voglio più migliore. Diego, andiamo poi a giocare, tra poco ci sarà... Pronto! Io ho scelto questo. Lo sapete come si chiama? Kinder Cass. Diego, ci mettiamo sul tavolino? Così mangiamo? Sì, ottima idea. Diego, peccato li hai già mangiati, immagino. Sì, perché non ti fai i fatti tuoi? Perché io mi preoccupo per la tua pancina. Vabbè, telecameraman inquadra tutte e due, invece di inquadrare solo me e Diego. Telecameraman. Ah, il telecameraman. Ragazzi, sono grissini di mais. Vediamo se ce la facciamo. Telecamera, non ridere. Dai, telecamera. Telecamera, me ne stai buono. Ragazzi, ho fatto. Vi volevo far vedere la faccia che ride sotto baffi. Diego, giochiamo che dopo mi faccio a pietra? Ok, aspetta che ho finito di mangiare. Vabbè ragazzi, mentre noi giocheremo insieme a voi. Quanto fa uno più uno? Sei. Sono sei. Uno più uno. Due. Due più due. Quattro. Dai, no, telecameraman. Telecameraman, tu non suggerire. Allora, 5 più 5. Quanto fa? 10. Bravo. 10 più 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 10, 11. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20. Ragazzi, volete sapere chi è il telecameraman? Che non ho ancora saputo. Faremo dei video in anticipo. Vi sveleremo. Chi è il telecameraman, vero Diego? Io lo so. Ragazzi, dovete sapere che quando io bacio Diego, non piace. Diego! Mi hai dato un'idea! Il suo faccio ridere, vediamo se ridi. Anche voi amici della casa e telecameraman. Ma cosa sta facendo questa sciocchina? Sto mangiando! Abbiamo finito di mangiare praticamente. Vabbè, la mamma. Vabbè, io andrei un po' a riposare per la cena. Buonanotte! Ah! Andiamo avanti, che se no ci perdiamo in chiacchiere. Telecamera, dormiamo. 2 hours later. Diego, grazie. È quasi ora di cena. Voglio dormire ancora. Diego, bisogna finire la sfida. Però non ho più voglia, mi arrendo. E riusciamo? Ma niente, hai vinto? Sì. Tu! Bah, dopo un'ora ti sei accorto. Sapete perché ho deciso di finire la sfida? Perché poi a Diego gli viene così tanto mal di pancia. E sapete che io li voglio bene a Diego.
Però mentre vado a prendere qualcosa di cena. Ragazzi, mi è venuta un'idea. Venite con me. Diego, mi è venuta in mente una cosa. Che ne dici se facciamo, cioè, scambiamo gli oggetti? Io scelgo un dolce e tu sceglierai un salato. Allora, io devo scegliere un dolce. Sceglierò questo qua. Diego, tu quale scegli? Bella domanda. Sai che a me non mi piace il salato. Però per una volta lo puoi mangiare? Assaggiarlo? Anche se a me non mi piace, sceglierò i salamini. Diego, è ovvio, a te ti piacciono un sacco i salamini. Forse è l'unica cosa che ti piace salata. Ciao! Macchiette e macchiettine e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare nascondino estremo. Non lo farò con mamma Giulia, ma lo farò con rullo di tamburi. Figlio Diego. Però non lo sa ancora, Diego. Io lo devo svelare. Yeah! Quale? Facciamo nascondino estremo? Cosa? Nascondino estremo. Non possiamo fare nascondino normale? No, Diego, lo facciamo sempre. Eppure non sai cosa significa nascondino estremo? Te lo dico subito. Anche per voi a casa, aprite bene le orecchie e potete farlo nascondino con amici, parenti, fratelli, mamma, papà, di tutti, ok? E Diego, ecco perché l'ho chiamato nascondino estremo, perché si può nascondere dappertutto, dentro la casa, fuori la casa, nel giardino, dappertutto, anche fuori casa, ok? Quindi nascondino estremo vuol dire che tutti i nascondigli sono validi. Allora, facciamo che te voglio la pietra, così vediamo un secondo. Anzi, prima di farlo, accetti la sfida? Io le sfide non le riuscito mai. Ok, Diego, quindi carta, foglia, la pietra. Carta, foglia, pietra. Conti tu. Adesso conti tu fino a 10. Va bene, vai, raccontati. 1, 2, 3. Ragazzi, come primo nascondiglio. Diego, sto arrivando a rotto. E a 5. Oh mamma, 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 mamma. No, 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 no. Idea. Ragazzi, devo fare un'idea. Allora, andrò di dietro. Naturalmente andrò di dietro. Ciao. 12, 13, ben acciaccati. Ragazzi, andiamoci a calcare. Chiaro. Chiaro, papà. Dove ci sarà la cacciata? Andiamoci a calda. Perché in bagno? No, ho ucciso la casciata. Forse mi chiama da letto. Eccoti! No, dai, ho paura. Mi voglio contare. Ciao, se ti prendo, conti tu. Tanto non mi prenderei mai. Vediamo un po'. Io fino a 20. 1, 2, 3. Chiara, non bisciare. Ti sto guardando. Chiara, non bisciare. Guarda che. Guai. Guarda che sono guai. Così con quella faccia poi. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chi c'è, chi non c'è? No, dai. Io. Diego, ma perché non ti sei nascosto fuori casa? Così, non avevo voglia. Ok, la prossima volta mi nasconderò in un altro posto. Diego, non ti nascondi sempre allo stesso posto, perché sennò sono qua in serie. 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20!
devi fare così dei nascondigli così banali? Preso. Aia! Ora mi nasconderò io. Una, due, tre. Dove Dio non mi troverà mai. Ecco perché stremo. Mamma mia, che freddo che fa. Ecco, mamma la finestra aperta. Ah, scusami, chi ha la zena cotta fuori? È per questo c'è la finestra aperta. Venite che andiamo a vedere. Vi rendete conto che ha lasciato la finestra aperta? Sono sicuro che è qua fuori. Secondo me se sarà dall'altra parte. Ma non cercare di là. Ma non c'è. Come si sarà lasciata? Magari la finestra non c'entra nulla, sarà dentro. Dove ci sarà lasciata? Andiamo a cercare. Magari se la cotta là dentro. Ah no, qua non c'è. No, non ci sta chiara. E allora come può essere? Allora andiamo a controllare in bagno. No, non c'è. Poi non c'è. Sto pupucando. Come sarà finita? Mi allento. Chiara, puoi uscire? Non esce. Ragazzi, chiamo la mamma, voglio vederlo. Mi sto pupucando. Ciao amore. Ciao mamma. Come mai mi ha chiamato? Dimmi, che succede? Perché Chiara non la trovo più. Come Chiara non la trovi più? No, ho controllato da tutte le parti ma non la trovo più. E in che senso? Che cosa stavate facendo? Stavamo giocando a nascondino e poi pum, si è comparsa del nulla. No, aspetta un attimo Diego, cerca di spiegarti bene fin dall'inizio. Allora, stavate giocando a che cosa? A nascondino. Ok, e poi che cosa è successo? Pum, è comparita Chiara. E io che cosa ci posso fare, amore? Sono a lavoro? Puoi venire, aiutarmi a cercarla. Allora, hai controllato in camera? Sì, ho controllato dappertutto, non c'è. Sei sicuro? Sì. Ti sei anche arreso? Sì. Diego, ma non è che l'hanno rapita? Non su, mamma. Per favore, vieni subito. Va bene, dai, arrivo. Dammi tempo 2 minuti e sono da te. Ok, ciao. Che mamma. Mi sta facendo venire l'ansia. Ok, ciao. Guardate. Ho richiamato la mamma. Oh mamma mia, vado a cercare un altro nascondiglio. Allora, mia mamma viene da 5 minuti, ok? Ragazzi, allora, mamma mia, un'ansia. Aspettiamo la mamma. A few moments later. Eccomi Diego, sono arrivata. Sì. Allora, che cosa succede? Dov'è Chiara? Non lo so, forse l'hanno rapita. Come l'hanno rapita? Perché l'ho trovato fuori in casa, no, non c'è. Allora, sei sicuro che non l'hai trovata? Sì, no. Se, non è che è uno scherzo dei vostri, giusto? No. Promettimelo? Te lo prometto, mamma. Mi raccomando, ok? Vabbè, mi sa che io la cerco un attimo e vediamo un attimo se puoi chiamare la polizia o no, ok? Andiamo. Diego, in casa non c'è e non l'ho trovata. Allora, adesso mettiti la giacca e le scarpe che andiamo fuori a cercarla, okay? Mamma, sono arrivata. Ok, possiamo andare allora? Andiamo alla ricerca di Chiara. Allora Diego, mi raccomando, devi sempre tenere gli occhi aperti. Ad esempio, tu hai mica notato qualcosa di strano? No, quello ho controllato là dietro ma non c'è. Mamma, ci sono le chiavi attaccate alla porta. Forse qualcuno è entrato e ha preso Chiara e l'ha rapita. Non lo so, andiamo a vedere. Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia. Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione. Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie. E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo, il nostro poster autografato. Diego, ma tu stai intendendo queste di chiavi? Sì. Scusami, ma fino a prima non c'erano? No. Poi è scomparsa Chiara e le chiavi sono apparse magicamente? Sì. Non è che magari Chiara se l'ha scossa fuori? No, perché c'era tra da...
Ma voi, quale state facendo di nascondino? Che nascondino stavate facendo? Nascondino estremo. Sai che cosa vuol dire nascondino estremo? Che io ho sempre chiesto a Chiara di non farlo mai. Io non lo volevo fare. E perché tu hai accettato? Vabbè, niente, dopo ti sgriderò e vedrai che ci saranno guai anche per te. Adesso cerchiamo Chiara. Allora, nascondino estremo vuol dire che tutto i nascondigli sono validi, addirittura sono anche validi fuori dalla strada. Quindi dobbiamo andare a cercare Chiara in strada. Magari qualcuno l'ha rapita, magari Chiara non c'è più. E adesso sai di chi è la colpa? Sì. Tua? Boh, non ci pensiamo, boh. Andiamo. Andiamo. Loro vanno fuori e mi nascondo dentro. Aiuto, aspetta. E mi metterò bella come sul divano. Mi metterò in braccia e l'aspetterò al caduccio. E soprattutto Dana. Diego, io veramente non ho parole. E Chiara non ho più pallida idea di dove sia. Io, Diego, adesso non so che cosa fare. Sicuramente dobbiamo chiamare la polizia, perché se Chiara non era fuori è qualcosa è successo sicuro. Quindi adesso andiamo. Chiara! Chiara! Ciao! Tana, comunque. Come si sei una cotta? Sono andata fuori dalla porta, cioè non in giardino. Fuori, nella strada. Nella strada? Mica si poteva, c'era una macchina che passava. No, ti ho detto che era ovunque il posto. Quindi anche in strada. Quindi è colpa tua, ma è colpa anche tua. Non è vero. Quindi non mi interessa. No, è anche colpa tua, ok? Quindi adesso io andrò a parlare con vostro padre della vostra punizione e tornerò subito da voi. Ragazzi, non mi sono neanche ancora tolta la giacca e volevo dirvi che la punizione che ho pensato per Chiara e per Diego deve essere abbastanza esemplare. Ci dovrò pensare un attimo, ma soprattutto voi mi dovete dare una mano. Quindi lasciatemelo qua sotto nei commenti, secondo voi, che punizione si meritano figlia Chiara e figlio Diego per quello che hanno combinato oggi col nascondino estremo. E nel mentre glielo andrò a dire che sarete voi a deciderlo. Quindi, arrivo, andate di là sul divano subito. Diego, ti sei cascato come una pera. Adesso la mamma è arrabbiata con me. Non sono arrabbiata solo con te, sono arrabbiata con tutti e due. Allora, prima che la vostra punizione si raddoppi, allora zitti ragazzi, qua sotto nei commenti i nostri amici follower decideranno loro qual è la vostra punizione. Quindi siete pronti? Sì, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like. Allora ragazzi, nel mentre che loro stanno giocando, non so che cosa stanno combinando, vi volevo dire che mi raccomando, ogni volta che giocate a nascondino, nascondetevi sempre all'interno di un posto sicuro, perché a farvi male ci vuole veramente poco. Quindi ragazzi, mi raccomando, non uscite mai di casa se non in presenza di un adulto e soprattutto che qualcuno lo deve sapere dove state andando. Ci vediamo domani con un nuovo video, perché domani c'è l'incontro col nuovo presunto pseudo fidanzato che abbiamo scelto noi per Macchietta. Quindi ci vediamo domani con un nuovo super video. A domani!